fede promessa, 16 anni la Kevric, che ha ottenuto il quinto punteggio di qualifica con 14.066, non male per una ragazza di 16 anni che è diventata la prima ginnasta in rappresentanza della Germania a vincere l'oro nell'individuale a tutto tondo ai campionati europei junior nel 2022 a Monaco. Sì, è partita molto bene con uno Stalder unito con un giro e poi uno Stalder Schapo, poi uno Stalder unito con mezzo giro e un salto Jäger, carpiato, attenzione alle linee in verticale. Stalder unito Kachov cortissimo proprio sopra lo staggio, un salto Pack, questo buono, piantata Schapo mezzo giro, gran volta e Zucara d'uscita con l'avvitamento nel secondo salto. Nell'insieme bene, un buon esercizio, ha perso un pochino le linee in verticale, non male, potrebbe avere un buon punteggio, ma non tale da scavalcare, dubito da scavalcare sì, Elisa. No, non può scavalcare Elisa, anche perché è stata veramente molto precisa l'azzurra. Non so se Stefano De Agostini sta vedendo la gara insieme con Yumin Abadini oppure se Yumin Abadini è fuggito. Adesso ci sarà una leggera pausa per consentire un warm up. Stefano, vedere la gara vicino ad Elisa, sì, immagino. Però forse tornerà più tardi. No, è senza forse, è obbligato a tornare, per cui... Le abbiamo chiesto di tornare, sì. Sì. Allora, adesso riprenderemo dopo il punteggio della Kevric, che ha ottenuto appunto 7.666, molto lontano da Elisa Iorio, e quindi non teme pericoli l'azzurra, che resta al comando. Sì, al momento si è uscita solo la nota E. È molto bello con il programma che abbiamo qua, che vediamo proprio l'evoluzione della nota E con tutti i punteggi dei giudici che vanno a fare media, e poi dopo un pochino arriva la nota D, perché è un po' più lunga da calcolare la nota D. Ricordiamo che a livello internazionale ci sono i giudici che calcolano solo la nota E e i giudici che calcolano solo la nota D, e non si possono parlare tra di loro, ed è molto bella questa cosa che vediamo nell'app dei punteggi, dell'aggiornarsi in tempo reale dei punteggi. La nota ecco. D sta tendendo un po' ad arrivare. Infatti lei era partita, la Kevric, eccoci, con 6-2, è arrivato 13.866, va in seconda posizione. È un buon punteggio per la Kevric, che va a superare anche la Martins. E adesso nel riscaldamento, dopo il riscaldamento, andremo a vedere la Westlund, la svedese, poi l'ungherese.